ti sei lavato? Buonasera a tutti. Apriamo la seduta della seconda commissione consiliare. Abbiamo un paio di punti all'ordine del giorno. Ringrazio i partecipanti, l'architetto Paoli, Andrea Giorgi, che probabilmente ci illustreranno quanto di seguito andiamo a individuare. Primo punto dell'ordine del giorno del piano strutturale, adozione. Lascio la parola ad Andrea Giorgi per una... Sì, io illustrerei, intanto buonasera a tutti, diciamo entrambe le delibere, sia quella riguardo al piano strutturale, il piano operativo, perché poi di fatto si tratta sostanzialmente di un unico procedimento, diciamo così. Poi sicuramente l'architetto Paoli saprà integrare e spiegare nel dettaglio tutte le questioni che riguardano, diciamo, tecnicamente quello che comporta. La questione, se due delibere sono per certi aspetti la conclusione di un lunghissimo procedimento che ormai è durato quasi 12 anni, se non vado errato, che consente e consentirà al comune di Scandicci di ottenere il risultato di avere per alcuni interventi, alcune categorie di interventi minori ovviamente, però delle importanti semplificazioni paesaggistiche. Sostanzialmente il codice del paesaggio, cioè le regole del, voi sapete, a Scandicci incidono numerosi vincoli paesaggistici che sono stati istituiti nel 1965, nel 1969, quindi quando la città di Scandicci era molto molto diversa da quella ovviamente che conosciamo oggi, e la presenza di questi vincoli paesaggistici comporta tutta una serie di procedimenti, di tempi molto importanti e molto gravosi anche per interventi non sempre così incredibilmente strategici e rilevanti per diciamo la tutela, la cura del paesaggio, ma che però dal punto di vista del procedimento sono necessari. Già, diciamo, il governo è intervenuto con un decreto che ha cercato di semplificare alcuni procedimenti nelle zone di vincolo, però all'interno del codice dei beni culturali e dei beni paesaggistici è previsto tutta una serie, un percorso che è importante per arrivare alla semplificazione di alcuni procedimenti paesaggistici. Questo procedimento, diciamo, è l'individuazione all'interno del piano paesaggistico regionale e poi appunto nei nostri strumenti di pianificazione urbanistica di quelle che sono definite aree gravemente compromesse e degradate. Ora su questo farei una precisazione iniziale. Chiaramente quando si parla di compromissione e di degrado non stiamo parlando delle buche nelle strade piuttosto che dei pezzi di carta nelle aiuole, stiamo parlando di compromissione dei valori paesaggistici che erano contenuti nei decreti di vincolo del 1965 o del 1969. Cioè oggi noi abbiamo una città costruita prevalentemente negli anni 60, 70, 80 o in una zona industriale che si sta progressivamente qualificando per l'arrivo delle aziende, della moda, della pelletteria, però diciamo che è ovviamente composta prevalentemente da capannoni industriali e quindi è evidente che i valori della tutela della pianura agricola toscana del 1965 sono nel tempo mutati, quantomeno mutati. Quindi insieme con la regione e con la sovrintendenza abbiamo avviato un lunghissimo percorso per andare a individuare, di concerto, ripeto, con la regione e con la sovrintendenza, quelle aree che ormai vedevano compromessi, diciamo così, i valori fondamentali dei contenuti, diciamo così, del decreto di vincolo, e che quindi potevano accedere a quelle semplificazioni paesaggistiche previste dal codice. Noi abbiamo individuato una prima volta, poi Lorenzo mi correggerà, diciamo, nel percorso se salto qualcosa o se mi sbaglio qualche data, nel 2008, se non sbaglio, nella prima deliberazione. Poi il percorso, diciamo, è stato piuttosto lungo perché la regione
la regione poi ha approvato il suo piano paesaggistico regionale, queste aree compromesse e degradate devono essere individuate e inserite nel piano regionale del paesaggio, tutto questo condiviso ovviamente con il ministero, cioè con la sovrintendenza. Tutto questo percorso ha preso moltissimo tempo, e quindi la regione ha approvato, mi sembra a maggio, alla fine di quest'anno, quindi pochissimo tempo fa, ha completato il suo procedimento. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro andando a approvare gli strumenti urbanistici conformati al piano paesaggistico. Adesso con questi due atti noi recepiamo, riportiamo nel nostro strumento urbanistico le aree compromesse e degradate così come approvata il piano paesaggistico regionale, e quindi una volta pubblicato tutto, tutti per completati tutti i passaggi necessari per fare determinate attività o determinati interventi all'interno di quelle aree, diciamo, sarà possibile farlo con delle semplificazioni dei procedimenti paesaggistici. Queste aree, se voi avete avuto l'occasione di aprire nei documenti allegati alla delibera alla planimetria, potete rendervi conto che sono, diciamo, aree molto vaste del territorio urbanizzato comunale. Naturalmente niente a che fare con le colline, niente a che fare con zone paesaggisticamente di pregio, naturalmente restano naturalmente un vincolo pieno, anzi in alcuni casi alcune zone pregiatissime della collina scandicese non hanno il vincolo paesaggistico, ma questo vabbè, è diciamo una stortura un po' della situazione, ma ci pensiamo noi a tutelarlo. Si tratta praticamente della quasi totalità urbanizzata della zona industriale tra il Vingone e la Pisana, tutta la zona delle Bagnese, tutta la parte del centro della città, ma quella più recente, quindi diciamo degli anni 80, degli anni 70, tutta la parte storica lungo la Pisana lungo via Roma è diciamo esclusa da queste aree, e la Socet, diciamo, per quanto riguarda Vingone, quindi tutta la parte un po' più moderna tra virgolette della città di Scandicci, quindi una parte importante del territorio che dalla conclusione di questo percorso potrà avere, seppur diciamo naturalmente non risolverà tutti i problemi, però potrà avere un piccolo aiuto nella semplificazione procedurale dell'aspetto paesaggistico. Questo è, quindi si modifica il piano strutturale, si modifica, sono varianti semplificate, piano strutturale, piano operativo, per rendere operative e vigenti, diciamo così, queste semplificazioni paesaggistiche. Non so Lorenzo se... No, puoi precisare meglio hai detto tutto benissimo. In sostanza, da un lato questi aggettivi che suonano così male, no, sembrerebbero individuare delle aree dimenticate da Dio. Non è così, semplicemente significa che appunto il vincolo che originariamente tutelava una pianura agricola con coltivazioni ortive, frutteti e quant'altro, adesso ospita in quelle stesse zone palazzoni di 5, 6, 7 piani costruiti negli anni 60-70 e o capannoni industriali, la maggior parte di questi anche quelli originari più o meno di quel periodo. In questo senso si parla direi più di compromissione che di degrado. Compromissione si intende per compromissione, diciamo, irreversibilità di quelle trasformazioni e quindi impossibilità di ritorno esattamente a quei valori paesaggistici tutelati originariamente. Qual è l'effetto di questo percorso, ripeto, così lungo, che noi avevamo come prima proposta iniziato nel 2008, una delibera del Consiglio Comunale, e che poi era rimasto congelato fino al 2015, quando appunto la regione ha approvato il piano paesaggistico. Però in quell'occasione, pur potendolo fare, pur avendo già noi insistito perché la regione prendesse in considerazione la nostra proposta, ci fu detto adesso non è il momento, ci sono troppe cose da fare, lo faremo subito dopo aver approvato il piano paesaggistico. Ebbene, dopo aver approvato il piano paesaggistico ci hanno detto lo faremo quando voi farete i nuovi strumenti conformati al piano paesaggistico. Insomma, alla fine siamo arrivati al 2018 a portare la nostra proposta, che appunto è stata affinata
insieme proprio alla regione e soprattutto alla soprintendenza che ha analizzato con molta attenzione ogni singolo pezzetto delle aree che avevamo individuato e proposto, facendo qualche lieve correzione, e alla fine siamo arrivati ad una, come dire, ad una condivisione tecnica nella primavera del 2018. A quella ha fatto seguito poi hanno fatto seguito gli adempimenti regionali, cioè quella proposta per prima doveva essere recepita dalla regione, cioè deve essere per prima cosa introdotta nel piano paesaggistico, cosa che è stata fatta tra la fine del 2019 e i primi mesi di quest'anno. A questo punto noi siamo, direi, obbligati a recepire a nostra volta questa aggiunta, questa implementazione del piano paesaggistico, quindi le nostre due delibere hanno proprio una natura meramente ricognitiva, noi non possiamo apportare nessuna modificazione a quello che ha deciso la regione, che ci fa piacere, quindi però non è che noi abbiamo margini di discrezionalità e possiamo discostarci da questa individuazione, perché il nostro compito è assolutamente di recepimento puro, e quindi questo stiamo facendo con le due varianti semplificate. Qual è l'effetto che si produce? Si produce un effetto non di cancellazione del vincolo, questo deve essere chiaro, il vincolo rimane assolutamente integro, semplicemente dentro questi vincoli degli anni 60 si individuano, si potrebbe dire, come delle sottozone che appunto presentano questi caratteri di compromissione paesaggistica e che possono beneficiare di un elenco di semplificazioni corrispondenti a, diciamo, interventi di modesta rilevanza. Il piano paesaggistico contiene un allegato che si chiama allegato 9, dove ci sono tutta una serie di fattispecie di intervento che una volta che le aree compromesse e degradate sono efficaci vengono esentate dall'autorizzazione paesaggistica. Quindi in pratica in queste porzioni di territorio noi avremo, e credo siamo il primo comune italiano a avere questa operazione qua, perché non mi risulta che ci siano esperienze come la nostra, quindi stiamo facendo da apripista in questo senso, avremo praticamente un risparmio in termini numerici abbastanza importante, perché è vero che si tratta di interventi di modesta entità, ma essendo appunto piccoli interventi, numericamente, da un punto di vista di numero di pratiche amministrative, ci auguriamo di avere un beneficio tangibile da un punto di vista proprio numerico, oltre che ovviamente risparmio di tempo, di soldi e anche di arrabbiature qualche volta da parte dei nostri cittadini, no? Che magari per una semplice allargamento, che ne so, di un'apertura o di una finestratura in un capannone industriale sono stati finora costretti a perdere tempo per un passaggio in commissione del paesaggio e poi sovrintendenza e poi di nuovo in comune e così via. Praticamente potremmo dire che in queste aree una buona fetta, se non la quasi totalità, delle trasformazioni che adesso sono soggette all'autorizzazione paesaggistica semplificata e che fanno parte di quello che si chiama allegato B del decreto presidenziale 31 del 2017, vanno invece in esenzione dell'autorizzazione. Questo ci porta, appunto, come dicevo, ci attendiamo, poi faremo ovviamente nei prossimi mesi dei monitoraggi in raffronto all'anno precedente per vedere quanto saranno il numero, insomma, di pratiche che avremo risparmiato rispetto alla gestione precedente in presenza di vincolo integrale, diciamo. Quindi è da un punto di vista, come dire, della tenacia di questa proposta, è anche una personale soddisfazione, perché mi sono reso conto molti anni fa che pensare che il Ministero rimuovesse un vincolo per quanto obsoleto, per quanto ormai ragionevole in gran parte, per quanto discutibile, quanto si vuole, era un'operazione pressoché impraticabile. In Italia i vincoli si mettono, ma non ho ancora visto una volta che vengano tolti. Quindi l'unica strada per ottenere sul nostro territorio dei benefici procedimentali era appunto questa, perché era una strada effettivamente contemplata dal codice. Noi l'abbiamo in una prima fase intrapresa nel 2008, perché in quel momento
la regione aveva iniziato il percorso del piano paesaggistico, poi abortito, il primo tentativo di piano paesaggistico è di quegli anni lì, il secondo tentativo degli anni 2012 e seguenti è arrivato a conclusione nel 2015, quindi ci siamo inseriti in questa seconda operazione e alla fine, dopo ben 12 anni di lotte, diciamo così, siamo adesso con queste delibere al capitolo finale, dopo si spera di raccoglierne qualche frutto positivo. Bene, volevo fare una domanda all'assessore e all'architetto Paoli. Allora, se ho capito bene, in merito alle pratiche, quindi sia sul futuro sicuramente alcuni adempimenti verranno meno, ma esistono anche delle pratiche in corso che quindi possono avere una sorta di semplificazione, cioè può toccare l'adozione di questa cosa qua anche pratiche al momento sono state presentate che quindi possono essere velocizzate? Ma senti, allora, una pratica iniziale, allora teniamo conto che gli effetti semplificativi noi li avremo quando pubblicheremo sul bollettino della regione l'avvenuta approvazione definitiva di queste varianti. In quella fase lì, diciamo, quando entrerà in vigore questa semplificazione, non è escluso che una pratica paesaggistica che abbia già iniziato il suo iter e che nel frattempo corrisponde ad un intervento che diventa liberalizzato possa venire semplicemente archiviata, comunicando all'interessato che non occorre più portare in fondo il suo procedimento perché quell'intervento non necessita più di autorizzazione paesaggistica. Questo è sicuramente una delle cose che capiterà. Penso anche che se sapremo anche dare un po' di diffusione, ora noi ci programmeremo sicuramente degli incontri con i professionisti, più che altro quelli che lavorano più frequentemente sul territorio, per raccontargli meglio in che cosa consiste la novità, e così a loro volta potranno consigliare i propri committenti sul fatto magari di presentare o non presentare una pratica, perché magari basta aspettare un paio di settimane e quell'intervento risulterà poi liberalizzato, e quindi dal punto di vista paesaggistico. Quindi ci sarà una fase, diciamo, intertemporale, ma di breve durata. Diciamo, le pratiche che resteranno a cavallo di questa semplificazione credo che saranno relativamente poche, quindi le gestiremo, non credo, con grandi problemi. Di certo, appunto, se racconteremo bene questa operazione, penso che le persone ragionevolmente aspetteranno magari di avere l'efficacia dell'individuazione delle aree compromesse degradate, e quindi a quel punto, se hanno da fare un intervento edilizio che non comporta più l'autorizzazione paesaggistica, attenderanno un attimo e faranno magari la loro CILA, la loro SCIA, senza perdere tempo anche con l'inoltro dell'autorizzazione paesaggistica. Cioè, oltre al fatto di risparmiare l'autorizzazione paesaggistica, capite bene che questo consentirà per moltissimi interventi edilizi a inizio immediato la possibilità, appunto, di beneficiare dell'inizio immediato, cioè la SCIA che comporta anche un inizio immediato dei lavori, o una CILA altrettanto che consente un inizio immediato dei lavori, finora anche per piccoli interventi era differita all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. Quindi capite bene che anche come beneficio indiretto di velocizzazione, oltre che di risparmio di tempo e di denaro, è un beneficio non trascurabile. Certamente tutti i grandi interventi, le nuove costruzioni, gli ampliamenti rilevanti, le demolizioni e ricostruzioni, le trasformazioni comunque incidenti in maniera sostanziale sul paesaggio continuano a essere soggette all'autorizzazione paesaggistica. Ma, ripeto, numericamente queste poi sono una minoranza delle pratiche realmente, no? Se si fa una statistica. Quindi avremo quindi una semplificazione secca sulla maggioranza, sui numeri di maggioranza delle pratiche paesaggistiche in queste aree. So che è difficile stimarli, ma secondo lei i tempi per arrivare alla pubblicazione, così a occhio? Allora, dunque, noi andiamo in consiglio il 30, giusto?
Quindi se riusciamo, potremmo nel giro di una settimana, 10 giorni, pubblicare la delibera di adozione sul bollettino della regione. Poi ci sono 30 giorni per le osservazioni, che in realtà sono abbastanza, come dire, un adempimento abbastanza formale, ma piuttosto virtuale, perché non potremo mai ovviamente accogliere un'osservazione che si discosti da quanto ha già previsto la regione, per cui è, come dire, è un passaggio abbastanza, ripeto, meramente formale. In ogni caso, se non perverranno osservazioni, noi potremo direttamente andare in pubblicazione della variante, perché non sarà necessaria una ulteriore delibera di consiglio per approvare definitivamente le varianti. Se invece perverranno osservazioni, faremo una delibera di consiglio di controdeduzioni e approvazione. Il tutto potrebbe essere a questo punto probabilmente al primo consiglio di settembre, quindi quella potrebbe essere la data. Subito dopo quella, i pochi giorni per la pubblicazione sul bollettino regionale, potrebbe essere la metà di settembre la data giusta. Se invece no, appunto, non ci sono osservazioni, può darsi che l'entrata in vigore possa addirittura intervenire alla fine di agosto. Ok, grazie. E se ci sono interventi da parte dei consiglieri, al momento nella chat non vedo prenotato nessuno. No, non ho commenti da fare al momento. Se non c'è... Posso fare una domanda io, scusami? Sì, sì, vai. Sì, sono Battistini. Volevo dire, ma se ho capito bene, gli interventi grossi, cioè un ampliamento eccetera, rimane tutto come prima. In interventi piccoli va solo in paesaggistica del comune di Scandicci, non c'è più quel anda rianda che c'era prima. Cioè, non se va io... nemmeno nella paesaggistica del comune di Scandicci, cioè non c'è proprio il procedimento paesaggistico. E questo solo però... cioè non va diretto. Io voglio spostare una finestra per dire, che ne so, in Dostoevo c'è il vincolo, per dire, in via Pisana, e piuttosto in mezzo territorio c'è il vincolo, sposto una finestra con la scia e parte. Cioè questo è il concetto. Sì, è questo il concetto, bisogna vedere. Ora via Pisana, penso, essendo dei costruiti storicizzati, non credo che rientri nelle compromesse degradate, ma in tanta parte del territorio invece abbiamo questo beneficio. Quindi si tratta di guardare attentamente la perimetrazione, che voi potete guardare nella tavola che si chiama PAE 2 del piano strutturale. Le aree colorate, se ricordo bene, in giallo sono quelle identificate come compromesse degradate. Se il proprio edificio ricade in queste aree gialle, si può beneficiare di queste semplificazioni. Se invece ci ricade, invece è tutto come prima. Abbiamo escluso appositamente la casa del consigliere Battistini, ovviamente. Immaginavo, casa mia è esclusa, la pensata non posso rimanere. Confermo il principio come l'ha detto l'assessore. Perfetto, ma non avevo dubbi su questo. È stata una precisa decisione dell'assessore. Ha scelto lui, infatti ci sta anche lui in via Pisana, però... allora è stato distratto, Forse è stata la parte di là, però la parte di là è... No, questo per specificare una cosa: i tessuti cosiddetti storicizzati, a parte gli scherzi, sono quelli che la soprintendenza ha ovviamente chiesto di escludere, ma per un motivo anche comprensibile, perché questi tessuti, se ci pensate, sono preesistenti al vincolo, no? Tutto ciò che era preesistente al vincolo, che quindi è stato volontariamente vincolato negli anni 60 e che non ha subito modifiche, ovviamente la soprintendenza l'ha ritenuto invece totalmente conforme al provvedimento di vincolo. Quello che ha ritenuto compromissione sono i palazzoni 6-7 piani, ripeto, degli anni 60, cioè i capannoni degli anni 60, 70, 80,
tutta una serie di trasformazioni abbastanza disorganiche, disomogenee, aree per depositi, eccetera, eccetera. Diciamo, tutto quello che in una certa misura ha compromesso in modo irreversibile quello che era la finalità specifica del vincolo dell'epoca. Tutto quello che invece preesisteva ed è stato quindi consapevolmente vincolato, evidentemente non può essere considerato una compromissione del paesaggio. Bene, ho una prenotazione a un intervento di Luca Carti. Luca, a te la parola. Grazie. Allora, dicevo, questo problema, diciamo, della non congruenza, chiamiamola così, fra quello che prevedeva il vincolo paesaggistico, tutta la zona paesaggistica, zone sottoposte a vincolo paesaggistico, e le altre, diciamo, fra le differenze fra le colline, la pianura, le zone, come diceva lei, diciamo, storicizzate e quanto altro, c'è sempre stata, ecco, questa un po' un'incongruenza poi dello spesso, anche perché poi sono passati tantissimi anni. Ecco, volevo dire, non era possibile, perché noi questo è un problema che ci si era posto già da tanto tempo, noi come partito, non era possibile, architetto, la mia è una domanda di carattere tecnico-procedurale, fare già da prima una riperimetrazione delle zone soggette a vincolo? Ecco, questa è la domanda. E in che modo si sarebbe potuta fare? Allora, questa è proprio la cosa che cercavo di spiegare. Abbiamo una situazione abbastanza paradossale nello stesso codice dei beni culturali, perché allora in nessuna parte del codice viene specificato se esista o quale sia un procedimento di eliminazione o riperimetrazione o modifica di un vincolo preesistente, come se quasi il codice non contemplasse neanche la possibilità. Diciamo, come regola generale, solo un ministro che ha posto un vincolo, oppure che interviene su un vincolo apposto da un suo predecessore con un procedimento analogo a quello dell'apposizione del vincolo, secondo un criterio di contrarius actus, potrebbe eliminare o rimodificare un vincolo. Però, come ho detto, non si è mai visto finora nella storia della Repubblica un ministro dei beni culturali che abbia rimesso in discussione un vincolo. Questo è un dato. Allora, cosa consente di fare il piano paesaggistico e quello che poteva e che noi abbiamo invitato a fare la Regione? Poteva, da un lato, attenuare i vincoli cosiddetti galasso, che però non sono quelli di cui stiamo parlando, cioè quelli automatici per legge sulle fasce fluviali, sulle fasce costiere, sulle aree montane a una certa quota, sui circoli glaciali, sui vulcani e quant'altro. E noi abbiamo le nostre aree galasso, le aree boscate, ma non è quello il nostro problema. Il nostro problema è che ci sono vincoli per decreto ministeriale diretto sulle aree urbanizzate, o meglio, sulle aree che all'epoca erano solo parzialmente urbanizzate e che poi col tempo sono diventate densamente urbanizzate. Per fare questo, non potendo contare sull'abolizione del vincolo, perché soltanto un'azione molto forte probabilmente dei soprintendenti toscani nei confronti del Ministero centrale in sede di redazione del piano paesaggistico avrebbe potuto portare a una revisione di qualche vincolo, ma dubito che in ogni caso, cioè in parte non ho mai visto un soprintendente che si spenda per un'eliminazione di un vincolo. Seconda cosa, sarebbe stato anche abbastanza difficile per un ministro andare dentro un piano paesaggistico a togliere vincoli, insomma, anche se la cosa avrebbe una massima ragionevolezza, perché io sono d'accordo, cerco di interpretare un po' il pensiero di Carti, nel senso di dire, se io guardo il territorio di Scandicci, i vincoli non corrispondono affatto alle qualità reali del paesaggio del nostro territorio, no? Questo lo sappiamo tutti. Abbiamo tutta la collina meridionale verso la Pesa che non è vincolata, abbiamo le aree intorno alla Badia di Settimo che non sono vincolate, no? Per dire, e abbiamo invece metà della zona produttiva vincolata, quindi c'è sicuramente qualcosa che non torna. Ma perché non torna? Perché i vincoli sono stati apposti in quegli anni per carenza di strumentazione urbanistica comunale. Cioè, che cosa è stata l'operazione fatta all'epoca? Il timore qual era? Che avendo il Comune di Firenze approvato il piano Detti nel 67, essendoci stata l'alluvione ed essendoci i territori
intorno a Firenze, molto, come dire, indiziati di ospitare una forte carica di urbanizzazione incontrollata, ecco che sulla piana di Scandicci si è cercato di porre un freno apponendo dei vincoli proprio sulle zone pianeggianti, e noi oggi, come dire, ancora abbiamo gli strascichi di questa situazione storica, che, come detto, però purtroppo non è facile, anzi forse quasi impossibile, rimettere in discussione. L'unico strumento che il codice prevede è questo delle aree compromesse e degradate, che possono attivare soltanto A, le regioni che hanno il piano paesaggistico, B, le regioni che dentro il piano paesaggistico, anche su proposta dei comuni, hanno, come dire, hanno la volontà e la pazienza di mettersi lì a guardare con attenzione dentro questi vincoli per decreto. Vi posso garantire che se noi non avessimo insistito fino a essere quasi antipatici, la regione non si sarebbe data granché la pena, e meno che meno l'avrebbe fatto la sovrintendenza competente per territorio. Quindi, diciamo, per questo ho parlato di tenacia, perché veramente ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo insistito per anni e in tutte le possibili occasioni, e devo dire che addirittura la sovrintendenza, in un convegno internazionale annuale che si tiene a Bressanone, ha addirittura raccontato questa esperienza di collaborazione interistituzionale come buona pratica territoriale, diciamo quasi esemplare, e quindi, diciamo, abbiamo un po' questo piccolo soddisfazione, da un lato soprattutto di portare qualche beneficio procedimentale ai nostri cittadini, e dall'altra parte di essere stati anche un po' degli apripista. Vediamo anche se l'esempio nostro sarà seguito da altri comuni. Certamente è un percorso faticosissimo, pieno di, appunto, lungaggini, difficoltà, resistenze, ma alla fine, insomma, se si è tenaci, forse in fondo ci si arriva. Vediamo un po', poi misureremo fra qualche mese in termini numerici i benefici di risparmio di pratiche paesaggistiche e di velocizzazione di pratiche edilizie, che è poi lo scopo per cui è stata fatta tutta questa operazione. Ovviamente consapevoli che niente di tutto questo mette minimamente a rischio la qualità del paesaggio, perché sennò non avremmo sicuramente fatto un'operazione del genere. Si sta parlando del niente da un punto di vista della qualità del paesaggio. Ecco, posso? Sì, allora, sì. Professor, chiaramente, però, nel 1965, se non erro, da quando nacque, quando furono definite le zone a vincolo, cioè queste zone furono definite dal comune di Scandicci e poi approvate. Non le definì il comune di Scandicci, vedo che Giorgio... No, sono decreti ministeriali, non è che l'abbiamo messi noi i vincoli, No, sono decreti del ministero. No, io parlo le zone. Le abbiamo definiti noi, ma nemmeno le zone. Cioè le zone non sono state definite dal comune di Scandicci. Il comune non ha interferito su quelle che dovevano essere le zone. Ora, so che l'architetto non c'era a quei tempi, però, voglio dire... Forse nemmeno io, però... Però dico, immagino che sia stato il comune, no? La procedura sia stata quella: il comune fa un disegno, lo presenta, presenta il progetto. Ne dubito, di solito queste cose vengono fatte contro la volontà dei comuni, perché si teme proprio che l'amministrazione locale invece abbia questa. O sia in difesa rispetto alle pressioni speculative, o addirittura alle cavalchi. Io non so bene come andò all'epoca, perché non ho trovato tracce finora, neanche aver fatto ricerche approfondite, ma insomma, se sia stato proprio il comune a chiedere i vincoli, quando il comune ha come strumento ha gli strumenti urbanistici per governare. Sì, no, ora comunque io ora venivo al sodo della domanda, ecco, l'ho presa un po' larga forse. Poi dopo c'è stato il condono edilizio. Dove ci siamo trovati anche che tanti hanno costruito in zone a vincolo paesaggistico, alcune di queste sono state, mi risulta, credo, approvati i condoni,
e poi dopo successivamente sono arrivate le sanzioni per quanto riguarda il non rispetto del vincolo paesaggistico. Adesso, ecco, successivamente a questo, poi mi domando io, si è continuato a costruire in queste zone a vincolo? Al comune che cosa risulta? Quali sono le difformità esistenti, perlomeno al momento, sotto l'occhio di questa amministrazione, che ci sono e che cosa si intende esattamente per zone a degrado, come l'ha definito, a degrado paesaggistico? Come le si definiscono? Perché si definiscono zone a degrado paesaggistico? E cos'è accaduto? Quando è accaduto? Perché è accaduto? Queste le domande, grazie. Per ora, poi ce n'è un'altra ancora dopo. Vai tu, Andrea, poi rispondo io. Ma allora, intanto una considerazione, cioè non è che nelle zone a vincolo paesaggistico è vietato fare degli interventi di qualsiasi tipo, piuttosto edilizi. Semplicemente nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, tutti gli interventi, o alcuni interventi in base a quello che prevede la normativa, devono essere fatti previa ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. Quindi una cosa è aver costruito legittimamente con autorizzazione paesaggistica anche all'interno delle zone di vincolo paesaggistico, altra cosa è se uno ha fatto un abuso edilizio e l'ha condonato, ma quello è un'altra questione, che l'abbia fatto nella zona di vincolo o senza zona di vincolo è comunque un reato penale che va perseguito. Se poi l'ha fatto anche in una zona di vincolo, c'è un altro reato ancora, è abuso paesaggistico, e c'è tutta un'altra situazione. Quindi, però, diciamo, il vincolo paesaggistico non distingue tra il territorio in cui è possibile fare degli interventi e dove non è, invece è possibile, cioè semplicemente deve essere assentita un'autorizzazione paesaggistica. Quindi tutto ciò che è successo da quando c'è il vincolo paesaggistico in qua, che ha portato a una compromissione di quei valori paesaggistici, sono tutte cose fatte previa autorizzazione paesaggistica. Quindi è evidentemente non per colpa di qualcuno, per responsabilità di quello o di quell'altro, ma nei decenni l'antropizzazione del territorio, lo sviluppo industriale, lo sviluppo della città ha portato, con l'autorizzazione paesaggistica e con l'ok della competente sovrintendenza, alla realizzazione di una città e di un paesaggio diverso rispetto a quello che alla fine era contenuto negli obiettivi di vincoli 65-69. Almeno in parte, chiaramente, non è che noi abbiamo totalmente in tutto il territorio, ogni centimetro quadrato del territorio lo abbiamo inserito, o la regione lo ha inserito tra queste tipologie di aree. Ha valutato che certi interventi hanno portato a un cambiamento di quei principi di vincolo che c'erano nel 65-69, e quindi ci consente di andare in determinate direzioni di semplificazione paesaggistica. Poi se c'è qualcuno, ripeto, che costruisce abusivamente, che nel vincolo, fuori vincolo, si interviene, si fa le ordinanze di demolizione, si interviene con le sanzioni, e a un certo punto ci fu, ora è passato un po' di tempo, magari su questo Lorenzo si ricorda più che di me, uscì una norma nazionale dove disse che chi aveva pagato il condono e aveva quindi, diciamo, risolto il problema edilizio, non aveva però risolto il problema con le sue colpe rispetto al paesaggio, e quindi introdusse successivamente, mi sembra, il condono, quello che fu soprannominato, se non sbaglio, decreto Veltroni, potrei ricordare male, una successiva ulteriore sanzione per quanto riguarda il danno paesaggistico fatto, oltre a quello edilizio di aver costruito senza titolo, e quindi a chi aveva fatto il condono gli arrivò anche successivamente anche la sanzione ambientale da pagare rispetto a quello. Però questa è una storia, diciamo, sì, ormai passata per certi aspetti, riguarda non so quale condono, ma insomma condoni, ormai si spera, anche se poi ogni tanto ritorna come la peperonata, il condono ritorna su e qualcuno ci riprova, però dovrebbe essere ormai, si spera, una pagina chiusa della storia italiana del governo del territorio, e quindi poi la situazione, diciamo, va in un'altra direzione, insomma. Però ecco, questo mi sentirei di dire, non so Lorenzo.
Sì, in realtà è questo, cioè negli anni la posizione del vincolo evidentemente è stata gestita dalla sovrintendenza, poi dalla commissione beni ambientali della regione, insomma tutti i soggetti che prima del comune, perché il comune ha avuto l'amministrazione del vincolo soltanto a partire dai primi anni 90, questo bisogna ricordarlo, evidentemente in tutta una fase precedente anche sulla scorta del fatto che il nostro paese stava vivendo una trasformazione epocale nel dopoguerra, no? Potete ben immaginare tutto il fenomeno dell'urbanesimo, delle espansioni urbane, non soltanto a Firenze, ma in tutta Italia, la nascita delle periferie urbane e quant'altro. Evidentemente gli apparati di tutela hanno, come dire, gestito in una maniera forse un po' morbida il vincolo, no? Quindi hanno piano piano fatto sì che i valori di tutela venissero trasformati lentamente dalle varie trasformazioni. Dopodiché oggi si constata che la compromissione, e quindi una definizione, ora a memoria non me la ricordo, ma se la vuole leggere attentamente il consigliere Carti la trova in quegli estratti delle due norme che sono allegati alla delibera di variante, se vengono aggiornate due norme, una del piano strutturale e una del piano operativo, se lui legge l'incipit del primo comma di queste norme trova esattamente la definizione di aree compromesse e degradate, quindi ora a memoria non gliela so recitare, con quelli la trova funzionante. Leggerò senz'altro, grazie. Okay. Comunque, detto questo, che cosa era successo con il condono? La situazione degli abusi, cioè il condono cosa prevedeva? Prevedeva che in zona paesaggistica gli abusi potessero essere sanati solo previo a un nulla osta della sovrintendenza, cioè la sovrintendenza doveva verificare se quell'opera abusiva era, tra virgolette, tollerabile stante la presenza del vincolo, oppure se ciò non era ammissibile, cioè c'era una totale incompatibilità fra l'opera abusiva e il vincolo che sussisteva sull'area. Ebbene, io ricordo che il Comune di Scandicci ha bocciato per vincolo paesaggistico centinaia di condoni, parlo di centinaia di condoni bocciati, e tantissimi invece approvati previo parere della Commissione del Paesaggio e della Sovrintendenza. Questi condoni approvati, per i quali sostanzialmente è stata riconosciuta una non incompatibilità, più che una compatibilità direi, una non, come dire, offensività eccessiva per il paesaggio, trattandosi di opere abusive, sono stati quindi rilasciati regolarmente e il provvedimento di condono non specificava affatto che dal punto di vista paesaggistico era comunque dovuta una sanzione, non tanto per il danno paesaggistico che era difficile da sostenere, perché se si diceva che non erano come dire del tutto incompatibili era difficile affermare che ci fosse un danno paesaggistico. Tuttavia la sanzione paesaggistica viene comminata non soltanto per l'effettivo danno, quanto anche per il rischio che il comportamento soggettivo dell'abusivista ha fatto correre ai provvedimenti di tutela, la dico così, no? Quindi il comportamento abusivo viene sanzionato non tanto per il danno arrecato, ma per il rischio arrecato ai valori tutelati da un comportamento non preceduto da un'autorizzazione dell'autorità competente. Quindi è venuta fuori, diciamo, un po' come dire a sorpresa, un pronunciamento del Ministero che ha detto sì, scusate, il condono d'accordo, ma i condoni rilasciati comunque devono comunque pagare una sanzione. Lì si è aperta una voragine perché a molte persone a cui il condono era stato già rilasciato abbiamo avuto, ma dico tutte le amministrazioni italiane hanno avuto il grave imbarazzo di dover dire: caro signore, le do una brutta notizia, perché se si ricorda il condono che già le abbiamo rilasciato con notevole ritardo per mille motivi, perché erano troppi, perché qui, perché là, adesso le diamo anche la bella notizia che c'è anche da pagare una sanzione di X centinaia di migliaia di lire. Noi ricordo che abbiamo fatto un provvedimento per cercare di contenere, all'epoca contenere ai livelli più bassi possibile questa sanzione, anche perché oggettivamente molto impopolare, però tale era da adottare, quindi abbiamo dovuto diligentemente applicare queste sanzioni. Cioè, la storia dei condoni è questa. Per il resto, che dire, è chiaro che oggi, se andiamo a rileggere i vincoli, ma non soltanto a Scandicci, ma in tantissime
zone italiane, se si riguardano i vincoli, la situazione vincolistica dell'epoca di apposizione del vincolo e la situazione attuale, ci sarebbe molto da aggiornare dei vincoli. Ed è per questo che noi abbiamo insistito fino alla noia con la Regione per dire che il piano paesaggistico è un'occasione straordinaria di rilettura dei vincoli, perché è chiaro che non possiamo eliminare i vincoli, ma attraverso questa operazione di aree compromesse e degradate, non soltanto al comune di Scandicci, perché è tignoso, antipatico, insistente e ne ha fatto una questione di, come dire, di tigna, dico così, scusatemi, per ottenere delle semplificazioni, ma doveva essere, a mio giudizio, proprio un'operazione sistematica che insieme sia la Regione che le sovrintendenze avrebbero dovuto fare per loro diretta iniziativa e non sulla base di insistenze delle amministrazioni comunali. Io spero che la nostra esperienza, se poi avrà anche dei numeri positivi in termini di semplificazione, possa essere un esempio utile, che possa essere una pista appunto per altre esperienze comunali, perché c'è veramente bisogno, a distanza di 50, 60, 70 anni, di rileggere il territorio, magari per aumentare la tutela laddove serve e per attenuarla laddove non ha ragione di essere, oppure dove può essere gestita con procedimenti molto più snelli. Concordo perfettamente, non c'è dubbio, su questa esigenza. Comunque, ecco, rimane, io però mi permette, architetto, scusate se vi faccio una storiella, ma mi ricordo, io quando ero già consigliere comunale degli anni passati, si presentò al nostro ufficio una signora alla quale era arrivata proprio la sanzione ambientale. Mi disse, dice, guardi, dice, il consigliere, dice, mi è arrivata questa sanzione, cioè io avevo un terreno grande, lì avevo un bindolo vecchio, già che già c'era da tanti anni, che l'ha fatta fare il condono, se già c'era da tantissimi anni, una cosa storia sembrava, non lo so, non ho capito bene. La signora mi disse, sono anziana, mi volevo mettere in regola, e gli era arrivata questa sanzione. Io, signora, la deve pagare, c'è poco da fare, mi sembra, cioè la legge prevede questo, c'è niente da fare, poi in fondo non mi sembra neanche grandi cifre. E lei mi disse, dice, sì, dice, però, dice, da quando, dice, ho fatto il condono a oggi, dice, che io, dice, il terreno, dice, l'ho venduto e lì sopra ci hanno fatto il abbandono industriale, dice, ora a me mi tocca pagare la sanzione per un bindolo nel mezzo di un campo enorme, non gli dico dov'era, per ovvi motivi, però, cioè, una cosa abbastanza rilevante, tanto io rimasi esterrefatto dalla stranezza di questa cosa, e dico, signora, ma mi dispiace, però francamente, insomma, è un po' messa male, ecco. Ed effettivamente quella cosa lì fu un po' antipopolare, ecco, in quel momento. E comunque, vabbè, quello credo sia una cosa, diciamo, oramai passata, però ve l'ho voluta raccontare, scusate se ho fatto no, questa... Diciamo, se l'aneddoto è interessante, perché capitano queste cose. Semmai, diciamo, con un po' di competenza maturata anche negli anni, che non so se all'epoca l'ufficio aveva come potrebbe avere oggi. Forse veniva a portare dagli uffici e fare vedere un attimo, approfondire un po'. Secondo me, appunto, se si trattava di un'opera legittima antecedente all'arrivo del vincolo, uno non andava fatto il condono, perché l'opera era già legittima. Due, semmai, al massimo sarebbe stato dovuto chiedere un nulla osta della sovrintendenza per valutare la compatibilità, che sicuramente c'era, di quella preesistenza con il vincolo, ma non dentro un procedimento di condono. E quindi se bastava ottenere, come dire, un nulla osta della sovrintendenza, la cosa si chiudeva lì, senza sanzioni e senza condono. Questa era la cosa corretta da fare. Dopodiché, forse... lì. Questa valutazione non la fece. Comunque posso dire che sicuramente era antecedente, ecco. Era antecedente. E io dissi, ma forse oramai ha fatto il condono, è andata così, è legata al condono questa. Forse poteva fare appello in un qualche modo, ecco. Va bene, a parte questo, insomma, è una cosa abbastanza particolare, ecco. Spero non sia accaduto da tante altre parti, perché, insomma... No,
Comunque, quello che volevo chiedere io, ecco, ora per venire a una domanda, insomma, un momento. In queste zone che sono state definite, diciamo, di semplificazione, chiamiamola così, io uso termini, scusi, architetto, non sono un architetto, non sono un tecnico, o perlomeno non il carattere edilizio. Volevo dire, in questo... Queste la domanda è: si può, cioè, prevedere, o perlomeno che cosa avete previsto in queste zone, cioè come le avete formulate, definite esattamente? In particolare, se lo guardo dalle cartine sono perfettamente d'accordo, però io volevo capire questo: che cosa c'è di in queste zone di interventi di carattere pubblico in queste zone, se ci sono, ecco, e cosa c'è o legate, diciamo, alle nostre partecipate, e cosa c'è invece di anche legato alle aree di trasformazione. Allora, dunque, il criterio con cui elaborare delle proposte di perimetrazione è stabilito dallo stesso piano paesaggistico, che dà una serie di indicazioni in una scheda tipo che viene proposta alle amministrazioni come guida per fare le proprie proposte. Dopodiché l'amministrazione illustra quali sono i criteri con cui ha individuato, a suo giudizio, quelli che sono i caratteri di maggiore compromissione, no? Nel nostro caso noi abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, abbiamo considerato essenzialmente non incompatibili, cioè più linearmente inseribili nella filosofia complessiva del vincolo, posto che appunto non è un vincolo di inedificabilità, ma di edificabilità, di trasformabilità condizionata. Abbiamo ritenuto, per esempio, che un edificato rado con presenza abbastanza diffusa di verde pubblico e privato, per farmi capire, i tessuti fra Via Roma, le Corbinaie, quella zona pedecollinare lì, per avere un'idea diciamo esemplificativa, non potesse essere considerato lesivo del vincolo, in quanto sia per le visuali che non erano bloccate, no, dalla presenza di edifici molto alti o molto densi, e così abbiamo ritenuto che quelle zone dovessero non far parte di questa proposta, e questo ovviamente l'abbiamo anche concordato con la regione e con la sovrintendenza prima di andare a proporre delle perimetrazioni. Quindi abbiamo prescelto i tessuti consolidati, prevalentemente costituiti da edilizia residenziale multipiano e segnatamente di modesta se non scarsissima qualità costruttiva, estetica, architettonica, eccetera. E abbiamo prescelto le zone produttive anch'esse molto dense, connotate da fabbricati di scarsa qualità costruttiva, che sono quelli poi della prima industrializzazione del territorio, e ovviamente, dovendo andare per insiemi, tutto quello che era circondato da queste parti. Quindi è logico che in queste zone ci sarà anche la piazzetta pubblica, il giardino pubblico occasionalmente, cose di questo genere, il che non significa che puntualmente quel giardino, quella piazzetta sia un elemento di degrado, ma si situa in un contesto di paesaggio compromesso rispetto alla tutela originaria. Questa è la logica, la dico in poche parole. Quindi, facendo questa operazione, siamo andati con molta attenzione a scontornare tutto il tessuto edificato antecedente alla posizione del vincolo. Questa l'avevamo già fatto noi, ma ce l'ha ribadito anche la sovrintendenza. Proprio siamo andati a scontornare anche il singolo edificio a volte, no? Proprio per evitare di avere qualsiasi tipo di riduzione di tutela di edifici che potessero avere comunque un interesse storico o testimoniale. E al tempo stesso abbiamo escluso dalle aree compromesse di degrado tutte le aree suscettibili di trasformazioni importanti, per capirsi tutta la parte lungo la tranvia, nella quale abbiamo il progetto del nuovo centro della città, il cosiddetto piano Rogers, e tutte queste le trasformazioni più strategiche del territorio sono state proprio espressamente escluse, sia perché
non particolarmente trasformate, sia perché non vogliamo in nessuna maniera ridurre il livello di tutela di queste aree, ma vogliamo, per capirsi, essere assolutamente controllati, anzi controllatissimi dalla soprintendenza, perché questo può essere anche un fattore di qualità aggiuntiva e di, come dire, di severità aggiuntiva nella qualità dell'architettura che vorremmo realizzare in queste aree e la qualità dello spazio pubblico. Ecco perché abbiamo anche, cioè non abbiamo avuto neanche bisogno che ci fosse la soprintendenza a scontornarci queste aree, abbiamo fatto di nostra, ma proprio per una questione metodologica. Avremmo dovuto questo per avere una sorta di compartecipazione, diciamo, nelle scelte anche. Ma il discorso è questo, cioè queste aree compromesse e degradate ce le avrebbe dovuto individuare unilateralmente la regione e la sovrintendenza, e noi avremmo dovuto dire soltanto ne prendiamo atto. Visto che loro non si muovevano, noi abbiamo detto, anzi ci dicevano, siano i comuni a proporle, ebbene noi allora abbiamo proposto. Poi ovviamente la decisione è tutta loro, se loro ci avessero detto stralciate il 90%, noi non avremmo voluto fare che obbedire. Invece insomma c'è stata collaborazione, siamo andati a guardare punto per punto, tutte le varie parti sono state riprofilate, ma cose molto proprio di minimo dettaglio delle parti. In altre parti è stata la soprintendenza a dirci ma qui tiriamo una linea diritta invece che fare tutte queste frastagliamenti, perché alla fine insomma la prevalenza è di un tessuto di un certo tipo, è stupido scontornare un singolo edificio, no? Quindi alcune cose sono state riprofilate proprio con la matita in mano della sovrintendenza, quindi in questo possiamo dire di avere una condivisione, perché c'è una conferenza paesaggistica che è proprio licenziato ed era presente anche l'assessore Giorgi, quindi se lo ricorderà. No, io comunque, vedete, io mi riferivo alla compartecipazione, lei ha detto, cioè, è lasciato appositamente, apposta fuori l'area lungo la tranvia in modo di avere, di essere controllato e di avere anche un parere della sovrintendenza, insomma avere tutta una certa procedura che garantisca. Sì, però lo avremmo avuto comunque, perché lì è nuova deviazione. Quindi non è che cambiava niente. Qui abbiamo mantenuto anche il controllo delle micro trasformazioni successive alla macro trasformazione iniziale. Questa è la differenza. Cioè a dire, una volta approvati, si spera, delle belle architetture, faremo in modo che anche le piccole trasformazioni successive di queste belle architetture non abbiano semplificazioni paesaggistiche, perché vogliamo che anche queste modifiche siano controllate paesaggisticamente. La differenza è questa, ma anche da un punto di vista di non dare l'impressione che volessimo in qualche modo aprirci la strada verso una eliminazione del vincolo per chissà fare quali operazioni paesaggisticamente discutibili, tutt'altro, ecco. Allora, devo dire che spesso la soprintendenza, anzi sulle parti di nuova trasformazione, ci richiama a essere molto esigenti da un punto di vista architettonico. Va bene, allora io avrei finito, la ringrazio architetto e ringrazio anche l'assessore. Con le domande ho finito almeno per ora. Bene, grazie. Io non ho altre richieste di interventi, quindi ritengo esauriti i due punti all'ordine del giorno che sono stati trattati congiuntamente. Volevo chiedere solo, tra le varie eventuali, al Giorgi, ad Andrea, inerentemente alle riaperture degli uffici, un aggiornamento sugli uffici tecnici post-Covid, perché ho avuto alcuni amici tecnici che hanno avuto alcune difficoltà, giustamente perché ci sono stati alcune chiusure, riaperture, poi alcune pratiche gestite in remoto, eccetera, eccetera. Un aggiornamento. Sì, ma allora, sicuramente per quanto riguarda l'accesso al comune abbiamo avuto sicuramente delle maggiori difficoltà, ovviamente nel momento massimo del lockdown e del massimo picco dell'emergenza. Detto questo, in cui diciamo i dipendenti sono andati tutti o quasi tutti in smart working, e quindi però il comune non si è mai
fermato del tutto, cioè comunque sia i nostri uffici hanno mantenuto anche senza l'approccio diretto del pubblico, perché questo era impedito dalle norme, era impedito dai decreti, però comunque per mail, in videoconferenza, eccetera, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico, perché per quanto riguarda tutti gli altri uffici abbiamo sempre cercato di mandare avanti le pratiche, sono andate avanti, paradossalmente soprattutto anche quelle di carattere tecnico, sono un ufficio urbanistico, penso anche per quanto riguarda alcuni aspetti dell'edilizia. Adesso poi progressivamente la situazione, diciamo, va verso una normalizzazione, una riapertura. Noi ovviamente siamo però vincolati ad alcune specifiche previsioni di legge che chiaramente siamo tenuti a rispettare, in particolar modo il nostro intelligente, insomma, vabbè, lasciamo perdere con me, il nostro Ministero della Funzione Pubblica ha imposto alle amministrazioni di poter ovviamente prevedere l'ingresso delle persone in comune, ma solo e soltanto previo appuntamento, cioè non si può appigliare entrare in comune e parlare o chiedere delle cose così, dobbiamo prima aver fissato un appuntamento e quindi diciamo chi è all'ingresso sa che quella persona deve entrare, ha l'appuntamento specifico con quella persona per quella tematica. All'inizio si misurava la febbre, adesso non lo facciamo più perché non è più obbligatorio. Quindi in questo momento c'è un servizio di ingresso al portierato, al piano terra del comune, e poi abbiamo il punto comune al primo piano. Nelle prossime settimane il personale del punto comune sarà aggregato a quello del portierato e quindi tutto l'ingresso del comune sarà spostato al primo piano, con ovviamente l'installazione di tutti i mezzi tecnologici in modo tale da poter far accedere disabili oppure anziani che hanno una difficoltà a salire le scale, naturalmente che quindi l'ascensore è accessibile dal piano terra, quindi non potrebbero accedere al piano terrazza, ci sarebbero le barriere architettoniche, quindi dobbiamo ovviamente garantire l'accesso al comune sia alle persone disabili che alle persone che hanno limitata possibilità di mobilità. Quindi il comune, per quanto riguarda tante cose, dai tributi all'ufficio tecnico, l'urbanistica, noi siamo sostanzialmente aperti previo appuntamento, ecco questo è. Per quanto riguarda la parte edilizia, stiamo cercando di risolvere prevalentemente quindi intanto per quanto riguarda l'edilizia abbiamo da poco attivato, ora poi Lorenzo su questo è il dirigente, quindi ne sa, poi può integrare molto più di quando, diciamo, di quello che posso fare io in questo momento, poi se mi dimentico alcuni passaggi. Ma è stato attivato in questi giorni la possibilità di inviare tutte le pratiche edilizie attraverso il portale informatico, quindi che sia permesso di costruire, che sia la scila, da pochi giorni è possibile depositarle tutte le pratiche esclusivamente in formato elettronico, quindi non più cartaceo, attraverso il portale che abbiamo attivato per quanto riguarda l'amministrazione. Stiamo cercando di recuperare chiaramente una coda, perché questa c'è, per quanto riguarda le visure soprattutto, che è un tema delicato e sensibile, perché poi chiaramente i tecnici, è necessario per i tecnici per certificare la conformità urbanistica edilizia di un immobile, gli serve per fare contratti di compravendita, gli serve per presentare le pratiche, eccetera. Quindi è un passaggio importante, chiaramente nel momento del lockdown, e di solito noi lo facciamo, cioè queste pratiche sono cartacee, sono di 1900 a pesca, cioè sembra, a volte ci sono foglie, sembrano la sindone, cioè bisogna toccarle con cautela perché si sciolgono in mano mentre li tocchiamo. Quindi erano chiaramente misure fatte di persona, in cui il tecnico veniva in comune, visionava la frase, gli veniva messa a disposizione e poi le si rimettevano a posto. È chiaro che adesso, con tutti i problemi delle sanificazioni, del distanziamento, dell'appuntamento, in quel momento lì è stato difficile dare una risposta a questo tema. Stiamo recuperando, c'è un lavoro molto importante dell'ufficio per recuperare, sono lì in questo momento tutti i giorni a scannerizzare le frasi edilizie, perché quello che stiamo cercando di fare adesso è di scannerizzarle, digitalizzarle e inviarle al professionista. È chiaro che
se ce ne arriva 50 e se se ne scannerizza 60, recuperiamo a settimana, recuperiamo l'arretrato. Se ne scannerizziamo 50 e ce ne arriva 80, diciamo, chiaramente il numero aumenta, però gli uffici si stanno impegnando al massimo per recuperare. Stiamo lavorando, nei prossimi giorni dovremmo sperare di mettere in piedi in questa situazione, di utilizzare in questa fase il bar, che è ormai inattivo da un po' di tempo e quindi è lì, per individuare una postazione sicura per poter riprendere l'attività delle visure di persona, in modo tale che tra le scannerizzazioni e le visure fatte di persona si possa smaltire in tempi brevi quel po' di arretrato, tanto poi non so francamente dirti esattamente il numero delle pratiche che sono in arretrato, però non dovrebbero essere chilometri, e ora questo cioè il lavoro lo stiamo recuperando, e quindi con il riavvio anche delle visure in presenza, noi dovremmo riuscire in poco tempo a recuperare anche questo arretrato che abbiamo. Per il resto il comune fondamentalmente è riaperto, o riaperto di persona o comunque con attività in remoto per quanto riguarda alcune cose, però diciamo il comune non si è mai fermato, e di fatto oggi, a parte la questione, cioè noi siamo 300 dipendenti, quindi se ragioniamo è una cinquantina, sono le insegnanti, tutto il personale docente delle scuole, naturalmente in questo momento, a parte centri estivi, aveva servizi chiusi per legge, quindi non è che aveva altre possibilità. Noi a lavorare siamo ormai rientrati in 200, ecco, quindi sostanzialmente al comune, se uno viene la mattina c'è gente a lavorare, c'è di tutti i settori. Però è chiaro, dobbiamo rispettare le normative di sicurezza e dobbiamo rispettare, diciamo, giusto o sbagliato che sia, le imposizioni del Ministero, e ci dice che si può entrare in comune solo su appuntamento. Questo è. Non so, Lorenzo, se vuoi aggiornare un po' sulla situazione. Sì, no, il fatto risulta a me, che mi dicono i miei collaboratori, diciamo, l'attività istruttoria ordinaria delle pratiche in generale è andata avanti con una certa regolarità, ovviamente compatibilmente col fatto di imparare e trovare il modo di interloquire efficacemente con i professionisti in remoto, da casa, col telefonino, magari con la foto scannerizzata, che la foto digitalizzata inviata per WhatsApp per capirsi, oppure come fare la videoconferenza condividendo l'immagine del progetto per discutere di alcuni aspetti. Diciamo, devo dire che sono state anche sperimentate delle modalità molto interessanti che potrebbero poi in futuro, in situazioni meno concitate, poterci portare anche a una organizzazione del servizio in una maniera un po' più plurale, che sarà interessante studiare magari. Quindi potremmo anche, per certi versi, nella drammaticità di questi mesi, anche ricavare qualche utile spunto organizzativo per il futuro. La vera problematica è quella che vi ha detto Andrea, cioè le visure, perché in un periodo di oltre un mese di chiusura totale sia dell'archivio che del palazzo comunale, è chiaro che si è accumulato un arretrato abbastanza pesante, e quando abbiamo potuto riiniziare, io cosa ho fatto? Ho chiesto ai collaboratori il massimo numero possibile di persone di dedicarsi a questa attività, ma ovviamente, come ben capite, se la maggior parte delle persone si dedicano alle visure, vuol dire che ce ne sono meno che fanno l'istruttore delle pratiche, o che fanno le certificazioni, o che fanno i sanatori, o che fanno altre cose. Quindi, nei limiti del possibile, stiamo cercando di tenere botta. La difficoltà nel fare le visure a distanza, come capite bene, è far capire, cioè aprendo un fascicolo dove c'è dentro di tutto, perché ci sono dentro i disegni buoni, ma ci sono gli appunti che non c'entrano niente, la doppia copia che magari andava buttata via all'epoca perché era superata e che invece è dentro il fascicolo, quella timbrata e quella non timbrata, c'è da capire qual è l'unità immobiliare nel palazzone che ce n'ha 48 che interessa a quel particolare tecnico, il tutto per telefono, per mail, per videochiamata, eccetera. Quindi una singola visura a volte richiede 2-3 ore di lavoro di una persona, di un addetto comunale, quindi è difficilissimo riuscire a avere un ritmo
che consenta di tenere il passo delle richieste. Comunque adesso, avendo, si spera, nel giro di pochi giorni a disposizione del bar, e quindi riattivando il servizio in presenza, speriamo di avere una fase di recupero più rapida e più efficace, perché evidentemente questo è un prezzo che abbiamo pagato a questa fase emergenziale, e con tutta la compressione per i cittadini e per i professionisti esterni, ma più di così, più di quello che stiamo facendo, onestamente credo che non sia possibile fare. Quindi, come dire, le proteste le accettiamo, come dire, con serena rassegnazione, ma francamente non saprei più cosa fare di più di quanto stiamo facendo. E vi posso assicurare che c'è un impegno assolutamente straordinario di tutto l'ufficio su questo. Bene, grazie. Grazie dei chiarimenti che ci avete dato. Se non ci sono altri interventi, chiuderei la seduta. Nessuno interviene, chiudiamo la seduta. Ringrazio Lorenzo Paoli, Andrea Giorgi e Fabrizio per tutto il supporto. Arrivederci, consigliere. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci, presidente. Ciao a tutti, grazie. Arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci. Buona settimana.